Un giorno Manolis, il vispo operaio dagli occhi azzurri, arriva di corsa, raccontando che su una piccola altura, presso il suo paese, è stato scoperto un enorme ammasso di pietre che può essere qualcosa di notevole per le nostre ricerche. Il professor Levi decide per un'indagine immediata. Con queste parole dal suo libretto di memorie Ore Cretesi, Luigi Rocchetti descrive il ritrovamento della tolostica Milari, i cui scavi di lì a poco egli avrebbe sovrinteso. Era l'agosto del 1959 e la missione archeologica italiana a Creta, sotto la guida del direttore della scuola, Doro Levi, impegnata da diversi anni nello scavo del palazzo di Festos, avrebbe poco dopo aperto un nuovo cantiere di scavo, a nord dell'odierno villaggio di Camilari e qualche chilometro di distanza dal centro palazziale. Lo scavo impegnò Rocchetti e gli operai per 21 giorni e subito dopo Doro Levi pubblicò una lunga nota preliminare che rimase per decenni unica narrazione della necropoli, fino a quando, nel 2006, l'allora direttore della missione, Vincenzo La Rosa, e Filippo Carinci ci affidarono lo studio e la pubblicazione del complesso nella sua interezza. Vari aspetti e problemi, infatti, erano rimasti insoluti. Era possibile raffinare, dopo decenni di studi ceramici, la dissacrante classificazione della ceramica minoica proposta da Levi? Quanti aspetti erano rimasti oscuri nelle migliaia di frammenti e oggetti ancora inediti in attesa di pubblicazione? Era possibile risvegliare i morti di Camilari dal loro lungo sonno per interrogarli sulla loro età, identità e stile di vita? E ancora, quale rapporto questa necropoli intesseva con il vicino centro palazziale di Festos? Il racconto che qui vi proponiamo è il resoconto di questo progetto, durato diversi anni, grazie all'appoggio di varie istituzioni, in primis la Scuola Archeologica Italiana di Atene e il Museo Archeologico di Iraclio, che ha visto per vari anni anche il coinvolgimento di prestigiosi studiosi italiani e stranieri, ricerche al Museo Stratigrafico di Festos e a quello di Iraclio, sopralluoghi e studio del materiale inedito e finalmente confluito in una recente pubblicazione. La tomba scoperta da Manolis non era isolata. La tolos più grande, meglio conservata, che da questo momento chiameremo Tolos A, sorgeva sulla sommità di una collina nota tra i locali con il nome di Grigori Corifì, la cui vicinanza alla linea di costa, secondo recenti studi geoarcheologici, era assai minore rispetto a quella odierna. Ma Levi aveva identificato altre due toloi più piccole, una poco più a nord, sul costone di una bassa collina in località Milona Lacco, conservata per metà, che chiameremo Tolos B, e una terza, ancora più piccola, la Tolos C, collocata più a sud. Quest'ultima era già nota in letteratura dalle ricognizioni eseguite da Kit Branigan e Stilanos Alexiou, per essere stata rioccupata in età ellenistico-romana e trasformata in un piccolo sacello, forse appartenuto a un santuario agreste della zona. Il complesso di Camilari si fonde in un momento successivo rispetto a quello delle più conosciute necropoli di tombe a Tolos per palazziali della Messarà. È costruito infatti agli inizi del Medio Minoico I B, contemporaneamente alla fondazione del primo palazzo di Festos. Solo un'altra tomba sembra essere stata fondata nel Medio Minoico I B come Camilari, ed è la Tolos B della necropoli di Agiatriada, per la quale si sono individuate somiglianze nella tecnica architettonica utilizzata. L'eccezionalità di Camilari nel panorama funerario di Creta consiste non solo nella sua fondazione all'epoca dei primi palazzi, ma anche nella sua continuità d'uso come luogo di sepoltura per quasi 600 anni, dall'inizio del XIX secolo fino alla fine del XIV secolo a.C., ossia dal Medio Minoico I B al Tardo Minoico III a 2. Viene poi rioccupata per attività cultuali tra l'VIII e il VII secolo a.C. La Tolos A, la più grande e meglio conservata dell'intero complesso, consta di una camera circolare con un diametro interno di 7,65 metri, di un piccolo ingresso ad est, secondo la tipica struttura di queste tombe, e di una serie di annessi situati oltre l'ingresso e collegati da un corridoio: l'anticamera alfa, i vani beta e gamma e il vano subcircolare delta. Diversamente dalle tombe di epoca prepalazziale, sin dalla sua fondazione, la Tolos A si dota di un'area aperta, il cortile,
che è situato a nord dell'Atolos e circondato da un Perigolos sul lato occidentale. La camera circolare si conserva per un'altezza di quasi 2 metri, altezza che ha permesso di effettuare uno studio delle strutture murarie dell'Atolos per comprenderne il tipo di copertura. Grazie a questo studio, condotto da Luca Girella e Alessandra Marini, si è ipotizzato una copertura a cupola in pietra. Tra gli elementi che supportano questa ipotesi si hanno lo spessore del muro dell'anello circolare, che varia da 1,35 m a 1,70 m, i conci sporgenti di ammorsamento nel terreno, ben visibili all'esterno dell'anello circolare, che presuppongono una sorta di tumulo stabilizzante la struttura spingente. Ed infine, il grosso volume del materiale di crollo rinvenuto durante lo scavo, il quale giustifica la presenza di almeno 1,5 m di muratura, oltre il coronamento di quella attuale. Grazie alla lettura attenta dei taccuini di scavo di Luigi Rocchetti, si è riusciti a ricostruire a posteriori non soltanto la stratigrafia dei singoli ambienti del complesso, ma anche le associazioni tra i diversi rinvenimenti, siano essi resti umani, ceramiche, vasi in pietra, bronzi, gioielli ed altri small finds. Lo studio delle strutture e delle stratigrafie, combinato con quello del materiale, soprattutto ceramico, ha quindi permesso di ricostruire le singole fasi di occupazione della Tholos A, dal medio minoico primo B al tardo minoico terzo A2. Dal punto di vista architettonico, nel medio minoico primo B la Tholos A si compone solamente della camera circolare, degli annessi alfa e beta e del cortile. Si è ipotizzato che nel medio minoico primo B l'ingresso al complesso avvenisse da ovest, tramite una possibile apertura identificata nel peribolos del cortile, dove era forse collocata una lastra di chiusura. La stessa che durante lo scavo era stata interpretata da Levi come la chiave di volta della copertura della tomba. Questa ipotesi rafforzerebbe l'idea che per tutte le fasi del protopalazziale, il percorso cerimoniale che conduceva alla Tholos arrivasse da ovest e dopo il passaggio nel cortile entrasse tramite la cosiddetta porta dei morti nell'anticamera alfa, per poi terminare nella Tholos. Se nel medio minoico secondo A la Tholos non subisce cambiamenti strutturali, nel medio minoico secondo B si assiste invece ad una prima serie di trasformazioni architettoniche dell'intero complesso, con la costruzione del vano subcircolare delta, utilizzato come ossario, e la trasformazione d'uso del vano beta, ugualmente destinato alla deposizione secondaria di ossa e offerte. È in questa fase che si osserva un maggiore differenziato utilizzo del cortile, dove viene allestito un altare. Questo primo momento di espansione vede anche la fondazione della Tholos B di Milonalacco. Nel medio minoico terzo, corrispondente all'Acme della Tholos A, fu costruito il vano gamma, il più orientale del complesso. Contemporaneamente fu chiusa la cosiddetta porta dei morti, che dava accesso dal cortile all'anticamera alfa, ed inaugurato un nuovo percorso cerimoniale, il quale iniziava da est, dal vano gamma, e attraverso il corridoio arrivava alla Tholos. Dal tardo minoico primo al tardo minoico terzo A2, la Tholos A non subisce ulteriori trasformazioni architettoniche, ma è tuttavia attestato un minore interesse per l'area esterna del cortile. Per la pubblicazione finale del complesso di Camilari si è proceduto al recupero dei resti umani, che al tempo dello scavo di Levi furono deposti in una fossa poco profonda, ma assai estesa, disposta a sud-est della Tholos A. Lo scavo, eseguito nel 2009, consentì il recupero delle ossa, purtroppo molto sconnesse e frammentarie. Lo studio, condotto da Saif e Triandafillu, ha permesso di ottenere una stima basata esclusivamente sull'indagine del materiale scheletrico. Tenendo conto di un utilizzo pressoché ininterrotto della Tholos di circa 600 anni, si è ottenuto un numero minimo di 134 individui, con un'unità demografica corrispondente a 1,34. Il modello elaborato per la Tholos A consente dunque di ricostruire un numero di defunti pari a 22,3 per 100 anni, immaginando uno o al massimo due gruppi familiari nell'utilizzo della tomba. Lo studio dei resti umani ha inoltre riscontrato la presenza di ossa bruciate. Questo dato, unito all'attestazione di materiale ceramico bruciato e di vasi in pietra calcinati, apre quindi alla possibilità che avvenissero dei rituali con l'uso del fuoco, forse destinati alla purificazione degli ambienti tra una sepoltura e l'altra. Un uso che è stato di recente identificato anche nella necropoli di Petras, nella Creta nordorientale. Nel medio minoico primo B, quando inizia la storia della Tholos A, alla monumentalità della tomba non corrisponde un massiccio impiego delle sue strutture. Si è quindi ipotizzato che fin dalla sua fondazione la Tholos non fosse solo un luogo di seppellimento collettivo,
ma anche un marcatore territoriale dotato di una certa visibilità. Sono infatti solo 17 i vasi databili al medio minoico primo B e per la maggior parte provengono dal cortile. Se la camera circolare era utilizzata per la deposizione primaria dei defunti, associata all'offerta di oggetti personali e suppellettili, il cortile era l'area in cui avvenivano i rituali funerari e dove venivano poi rimosse le offerte, come dimostra l'accumulo di ceramiche protopalazziali rinvenuto nei pressi del Peribolos. È interessante notare che nel medio minoico primo B i vasi potori sono pressoché assenti, mentre la brocchetta è la forma più attestata, secondo una tendenza ravvisata anche nella vicina Ecoeva necropoli degli Etriada. Nonostante l'assenza di nuove strutture, nel medio minoico secondo A si assiste ad una maggiore frequentazione della necropoli e soprattutto ad un importante cambiamento del rituale. Nel medio minoico secondo A si afferma l'uso dello scuteli, il vaso per bere per eccellenza del sud di Creta, e della tazza, soprattutto carenata. Se nel medio minoico primo B il focus dell'azione rituale era l'atto del versare, nel medio minoico secondo A è l'atto del bere. All'aumento dei vasi potori corrisponde anche l'introduzione di un tipo vascolare prima assente, l'olletta globulare, ossia la principale forma per versare impiegata in associazione con lo scuteli a festos, nel corso di attività cerimoniali comunitarie che si svolgevano nelle corti del palazzo. L'associazione olletta-scuteli o olletta-tazza è un fenomeno importante, in quanto rispecchia l'adozione all'interno del contesto funerario di Camilari di un rituale tipico del centro palazziale di Festos. Nel medio minoico secondo B, l'uso della tolos A conobbe un significativo incremento, come si deduce sia dall'aumento del materiale rinvenuto, sia dall'espansione delle aree di frequentazione verso est. Aumentano in modo esponenziale gli scutelia, le tazze decorate di vario tipo e si nota un'ampia varietà di vasi per versare. Se nel corso del medio minoico primo B e medio minoico secondo A l'uso collettivo della tolos prevedeva uno spostamento delle sepolture più antiche lungo il muro interno della camera funeraria, a partire dal medio minoico secondo B parte degli scheletri viene rimossa dalla tolos per essere collocata negli ossari esterni, i vani beta e delta. In questi ambienti, mescolati alle ossa lunghe, si ritrovano spesso scutelia e vasi in pietra capovolti, oltre a sigilli e pendenti di collana. I vasi in pietra sono per lo più rappresentati dai cosiddetti vasi a nido di rondine e da forme aperte, per lo più troncoconiche. Questa associazione di vasi in pietra e scutelia capovolti si ritrova anche sull'altare del cortile, allestito proprio nel medio minoico secondo B, a testimoniare una nuova differenziazione funzionale del cortile utilizzato sia per attività funerarie sia per una forma di culto degli antenati. È interessante sottolineare che per le fasi protopalazziali si osserva un sostanziale allineamento delle ceramiche di Camilari con le produzioni di Festos, sia nella manifattura che nelle forme e motivi decorativi. Questa tendenza è stata notata anche nella glittica. Maria Anastasiadu ha osservato una corrispondenza tra i motivi figurativi dei sigilli del medio minoico secondo B della Tolos con quelli rinvenuti sulle cretule del vano 25 del palazzo di Festos. Un dato che ha portato la studiosa ad attribuire una connotazione non individualistica al sigillo, interpretato piuttosto come emblema di gruppi o famiglie, in qualche modo coinvolti nelle operazioni di accesso alle risorse del primo palazzo di Festos. Dopo l'evento sismico alla fine del XVIII secolo, la necropoli di Camilari è un prezioso contesto per comprendere le dinamiche di continuità nel territorio di Festos, vista la presenza assai sparuta di contesti funerari nel periodo neopalazziale a Creta. Le toloi A e B sono infatti occupate nel corso del medio minoico III e del tardo minoico I. Non siamo invece certi della tolos C. Le maggiori informazioni provengono comunque dalla tolos A. Il numero minimo di vasi stimato per il medio minoico III è di 1500, con una drastica flessione nel tardo minoico I con 240. La tolos costituisce ancora il principale luogo di seppellimento, con modalità analoghe ai periodi precedenti. Il rituale funerario enfatizza ancora l'appartenenza al gruppo, lo rinforza attraverso pratiche cerimoniali collettive in onore del defunto e attraverso il culto degli antenati. La deposizione di oggetti personali enfatizza possibili ruoli di status e rango del defunto, come i sigilli o la doppia ascia miniaturizzata della tolos B. La chiusura del vano alfa, agli inizi del medio minoico III,
comporta una diversa concezione della tomba e del suo rapporto con gli spazi esterni. L'aggiunta di un ambiente più a est, il vano gamma, sposta infatti l'ingresso direttamente a est e defunzionalizza progressivamente il cortile esterno, segnando per sempre la storia della tomba nei secoli successivi. Nel medio minoico terzo, il volume dei vasi potori è ancora altissimo e rappresentato principalmente dallo scuteli. Si formalizza definitivamente il set vascolare con l'olletta con becco a ponte e la tazza troncoconica. La produzione, come nel resto del territorio, è di tipo locale, si fa più trasandata, ma si registra qualche importazione dalla Creta del Nord e da quella orientale. Il pitarachi miniaturistico incontra un particolare successo in questo periodo ed è forse funzionale all'offerta di unguenti o razioni di cibo. Nei vani esterni alla tholos, brocche e anfore suggeriscono l'intensità della pratica potoria, mentre la presenza di pentole tripodate indica anche la consumazione di pasti. Nel tardo minoico I, la flessione delle offerte fa della tholos il punto aggregatore forse di una comunità più ristretta, ma ben integrata nel territorio. Nella composizione dei set potori proliferano nuove forme, come le caratteristiche anfore gittizzanti e le produzioni in dark on light, per cui abbiamo ipotizzato anche influenze o importazioni da Cnosso. Accanto ai consueti sigilli, orecchini, spilloni in bronzo e collane in pietra preziosa indicano il pieno assorbimento di una moda minoica femminile, ora documentata anche oltre Creta. La grande novità si registra nella fase finale del neopalazziale, il tardo minoico primo B, periodo nel quale lo studio effettuato da Daniela Novaro ha attribuito la creazione e deposizione dei noti modellini di terracotta. Sistemati lungo il percorso che dal vano gamma portava all'ingresso della tomba, i modellini, secondo la nostra ricostruzione, non erano offerte isolate, ma fotogrammi di un rituale complesso, una sorta di mise-en-scène, il cui focus è il culto degli antenati. I modellini riprodurrebbero così le fasi essenziali di un percorso rituale che conduceva il defunto dal luogo di sepoltura, ecco la scena di danza all'interno di un edificio circolare, forse la tholos stessa, attraverso una progressiva spersonalizzazione delle identità. La scena di preparazione delle offerte, con la rappresentazione del defunto che osserva dall'esterno di un edificio la preparazione delle offerte, e poi la consumazione simbolica di liquidi o di miele, fino alla fase finale di ricongiungimento. Ecco la misteriosa scena di offerta ai defunti. Tale deposizione, come lo studio delle foto di scavo o stratigrafico ha dimostrato, era collegato a un complesso strumentario costituito da olle, copperitoidi, fireboxes, che svolgevano funzioni di purificazione ed esaltazione della sfera rituale attraverso l'emanazione di effluvi profumati. È difficile dimostrare se in questo stadio finale del neopalazziale la tholos funzionasse ancora come reale luogo di sepoltura. Per tale motivo abbiamo suggerito una possibile trasformazione di essa in luogo di culto, in un momento, fra l'altro, di forte tensione religiosa su tutta l'isola. Intorno alla metà del XV secolo, Creta va incontro a una progressiva trasformazione sociopolitica, forse a seguito dell'insediamento a Cnosso di una dinastia di origine continentale. Per oltre 100 anni, fino alla fine del XIV secolo, nel tardo minoico II e III A, il paesaggio apparirà profondamente trasformato nell'adozione di nuove pratiche funerarie e nuove tipologie tombali. In tale contesto, tuttavia, la tholos è ancora utilizzata come luogo di sepoltura, ma deve aver servito un numero assai limitato di individui, il numero minimo di vasi stimato per il periodo infatti di 84. Secondo la nostra ricostruzione, in una prima fase, coincidente con il tardo minoico II e III A1, i defunti erano deposti direttamente sul pavimento della tholos o, in alternativa, sulle tighe lignee, come indicherebbero i cospicui resti di legno carbonizzato, forse utilizzati a tal scopo, e come documentato forse anche nella necropoli di Calivia, vicino a Festos.
A partire dal tardo Minoico III a II, invece, era invalso l'uso della larnax, ne sono documentate due nell'Atolos, una pratica quest'ultima ben attestata nelle vicine necropoli del periodo. Si acutizza la defunzionalizzazione degli ambienti esterni, l'attenzione si polarizza attorno a due aree, l'Atolos e il cortile. I vani esterni perdono così la loro funzione di ossuari, mentre il cortile esterno è destinato a ristrette cerimonie di libagione in onore del defunto. Il rituale funerario si concentra invece all'interno della Tolos. L'analisi dei corredi ha evidenziato un forte cambiamento nel rituale di offerta. Mentre la sfera potoria è ancora rappresentata dalla consumazione di liquidi, si nota un'attenzione maggiore alla sfera personale del defunto. In tale direzione va interpretata la deposizione di sigilli, gioielli e altri ornamenti personali in oro, pietra, faience. Tra gli oggetti di bronzo spicca la deposizione di coltelli, specchi e altri oggetti da toletta. Ugualmente, la deposizione di alabastra, pissidi, brocchette, alcuni dei quali contraddistinti da una ricchissima decorazione naturalistica, indicherebbe una maggiore attenzione all'offerta di oli e unguenti connessi con il rituale funerario. Dopo un'interruzione di svariati secoli, la Tolosa ci racconta un ultimo importante capitolo. Tra VIII e VII secolo a.C., poche offerte ceramiche indicano una forma di riappropriazione della tomba, probabilmente per scopi cultuali, un atto di offerta, forse riconducibile a una forma di riconoscimento di un luogo di lontana memoria, comprensibile nel clima di riorganizzazione del territorio festio dopo l'età del bronzo. Avviamoci ora alla conclusione. Per circa 600 anni la necropoli di Camilari intesse un rapporto particolare con il suo territorio e modella uno spazio funerario che è apparso sensibile a diverse sollecitazioni e trasformazioni sociopolitiche. Di tale relazione è ancora molto difficile comprendere le dinamiche, ma dalla documentazione archeologica è senza dubbio possibile leggere un rapporto tra comunità di vivi e necropoli assai diversificato nei vari momenti di occupazione. Un aspetto emerso dalle nostre ricerche è la difficoltà di dimostrare il legame diretto della necropoli con il palazzo di Festos, o in altri termini con un unico insediamento ubicato nelle vicinanze. Appare più probabile pensare che essa sia stata fondata e utilizzata da comunità che vivevano sparse nel circondario, questo almeno nelle fasi più antiche di utilizzo fino alla fine del Medio Minoico, secondo un modello territoriale solitamente associato alla mesarà di età prepalazziale e che vede nella tomba a Tolos non solo un luogo di sepoltura, ma anche un polo di aggregazione di più comunità. A sostegno di questa ipotesi sono l'atto stesso di fondazione di una tipologia tombale concepita per una dimensione comunitaria che in quel periodo appariva ormai desueta a Creta e dal quadro paleoantropologico emerso dallo studio dei resti ossei che indica una possibile eguaglianza tra individui di età diverse e di sesso maschile e femminile nelle pratiche di seppellimento. La fondazione e l'utilizzo della necropoli nel corso del Medio Minoico si spiegano dunque bene con la profonda trasformazione del territorio circostante e la riorganizzazione delle comunità rurali al suo interno dopo la costruzione del primo palazzo a Festos e la sua successiva espansione. A partire dal tardo Minoico I, la necropoli agisce in un territorio nuovamente trasformato, in virtù di uno spostamento politico del vertice verso la Via Triada e di una diversa ideologia religiosa, forse escatologica. In tal senso abbiamo proposto la trasformazione della tomba in un luogo di culto degli antenati nella fase di deposizione dei modellini fittili. Nel tardo Minoico II e III A, la Tolos A è nuovamente luogo di sepoltura, ma questa ennesima rioccupazione segna il passaggio definitivo della tomba da sepolcro comunitario a familiare. Dopo diversi secoli di abbandono, per la sua monumentalità, forse diroccata ma ancora visibile sulla sommità della collina, e come altre rovine di un lontano passato minoico, la tomba di Camilari in epoca
geometrica e orientalizzante, esercita ancora la sua forza e si trasforma definitivamente, fino al suo scavo, in un luogo di memoria.